Bene, una breve presentazione. Sono Giuseppe Messina, consulente finanziario indipendente, iscritto all'albo dei consulenti finanziari nell'apposita sezione dei consulenti finanziari autonomi. Ho un master in direzione aziendale, un master in studi internazionali, laurea in scienze marittime e navali. Sono socio ordinario della SIAT, Società Italiana Analisi Tecnica. Provengo dal mondo aziendale, dove ho ricoperto diversi incarichi manageriali, da ex project manager, direttore new building, ho esperienza in direzione generale di piccole e medie imprese, controllo di gestione, risk management, e ho una formazione militare, avendo frequentato l'Accademia Navale di Livorno. Sono indipendente, non ho precedenti rapporti né con banche né con intermediari finanziari. E ho una lunga esperienza diretta in gestione del risparmio e investimenti. Sono stato testimone di tutti gli eventi che negli ultimi 30 anni hanno messo a repentaglio il risparmio, dai bond Cirio, Parmalat, bond Argentina, la bolla internet, i mutui subprime, la bolla immobiliare, per finire alle più recenti esperienze delle banche venete, Banca Etruria e la truffa dei diamanti dello scorso anno. La mia missione è un po' quindi quella di mettere al servizio la mia esperienza, principalmente per la tutela del risparmio e dei patrimoni. Quindi cosa faccio? Cosa fa in genere un consulente finanziario indipendente? Innanzitutto ribadisco il concetto che sentirete parlare anche di consulente finanziario autonomo, questo in quanto così si chiama la sezione dell'albo dei consulenti finanziari. È una figura nuova, istituita a fine 2018, è un professionista intellettuale, è una figura professionale che nel mondo anglosassone esiste da tanti anni, negli Stati Uniti forse da più di 30 anni, sono i fee-only personal financial advisor. Hanno la caratteristica di essere remunerati esclusivamente dal cliente, quindi non percepiscono provvigioni da parte dei fondi, non percepiscono retribuzioni da parte degli intermediari, nessun altro compenso. Operano quindi in assenza di conflitti di interesse, perché non distribuiscono prodotti, non hanno nulla da vendere, se non la loro competenza. E non devono mediare tra l'interesse della banca, dell'intermediario, del loro datore di lavoro e quello del cliente. Sono figure libere, si muovono liberamente sul mercato e l'altra caratteristica è che non eseguono operazioni che rimangono in capo al cliente. Il consulente finanziario indipendente non tocca il denaro del cliente che rimane depositato dov'è. Questo è anche un altro aspetto importante per cui non è necessario spostare i propri risparmi e il proprio patrimonio presso altre banche o intermediari finanziari. Quindi, come dicevo, è una figura nuova che è stata definita indispensabile dal presidente della Consob, Paolo Savona, che ha espresso questo concetto nel corso di una recente audizione alla Camera dei Deputati il 27 giugno del 2019. Sentiamo un breve estratto del suo intervento. I consulenti finanziari indipendenti sono indispensabili perché i gestori del risparmio e quindi i consulenti dei gestori del risparmio devono porre in equilibrio, questo è un altro punto che gli economisti capiscono, fra gli interessi della impresa e gli interessi della collettività. Quindi devono porre in equilibrio. I consulenti indipendenti non hanno questo dilemma. Si devono tenere il cliente, devono conquistare spazio, devono dimostrare di far bene e quindi danno un contributo aggiuntivo fondamentale che è quello che ha ispirato poi l'indipendenza dell'organismo di vigilanza. Io sono anche un utente dei consulenti indipendenti. Nello svolgere questa funzione in modo indipendente, riescono a introdurre nel sistema nuovi equilibri per la tutela del risparmio e quindi il far fruttificare
l'atto del risparmio, che, come la teoria economica ci insegna, nasce dall'incontro, dal cuore del sistema degli investimenti e del risparmio. Parole molto eloquenti quelle di Paolo Savona, che ha evidenziato in maniera decisa quella che è l'importanza della novità di questa nuova figura professionale, così nuova che, giusto per dare alcuni numeri, a fine 2018, al 31/12/2018, su un totale di 55.429 consulenti finanziari, gli autonomi erano soltanto 94. Ora è chiaro che queste sono cifre destinate a crescere, però ecco, questo dà l'idea di quello che è la novità di questo nuovo professionista. I clienti a cui mi rivolgo possono essere clienti privati, per i quali posso offrire supporto per gli investimenti, la tutela del patrimonio, i rapporti con le banche, e aiutarli nella pianificazione, ad esempio quella successoria o previdenziale. Possono essere anche delle aziende per le quali posso eseguire analisi sul loro equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, aiutarle a migliorare i rapporti e le condizioni bancarie, aiutarle a ottimizzare il controllo di gestione e i loro investimenti finanziari. E infine anche posso rivolgermi a clienti istituzionali per i quali posso curare l'asset allocation, il controllo e il monitoraggio dei rischi, oppure ricoprire incarichi da consulente tecnico di parte o d'ufficio. Questi sono i miei contatti, non esitate appunto a contattarmi, sarò ben lieto di rispondere alle vostre domande e darvi dei chiarimenti se necessario. Grazie per l'attenzione.